TV, TV di comunità. Alimentare ci sono tante anche cooperative agricole che fanno prodotti solidali e biologici. Funzionano o non funzionano, che ne pensi? Sì, io sono ottimista, sono positivo per queste cose, quindi anche perché sono uno di quelli che ci guardo sempre, quindi ci voglio credere. Noi siamo vivi e andiamo avanti, non solo, ma principalmente grazie alle reti, ai distretti di e solidali. Sono nate tante piccole realtà, si lavora un sacco sul biologico, si lavora sul chilometro zero, quindi penso che stiamo andando verso un futuro migliore da questo punto di vista. Sicuramente si trovano più prodotti biologici, di conseguenza se li trovano nelle grandi distribuzioni come nei grandi marchi, sicuramente è perché c'è un acquisto diverso, soprattutto per quanto riguarda i prodotti deteriorabili come frutta e verdura. È il momento di cominciare a porci la domanda di come poter fare, ed è possibile, se si mettono insieme produttori e consumatori, chiamiamoli così, ce la possono fare. Come garantire l'accesso al cibo buono, al cibo etico, al cibo sano, al cibo che non inquina, che non devasta l'ambiente, non solo a chi ha determinate possibilità economiche, ma anche a chi non ce le ha.